Buonasera, buonasera, bentrovati qui da Terza Pagina Magazine all'interno di questo spazio di NoiRadio.it per parlare di qualcosa che ci accomuna, perché da poco sono stati compiuti ben 70 anni di Carlo Verdone. 70 anni di luce, di entusiasmo, di ironia, di comicità, ma anche di grande riflessione, perché questo Carlo Verdone, questo personaggio per noi è diventato nel frattempo un vicino di casa, un amico che ci fa compagnia, un grande regista, un filosofo, è diventata un'icona. Nel tempo si è ritagliato uno spazio importante per tutti i nostri affezionati, i nostri spettatori, e nel frattempo possiamo dire che continua quel filo rosso invisibile. Buonasera. Buonasera, buonasera. Salve, abbiamo buonasera. Già in collegamento con noi Maria Antonietta Schiavina e Edi Angelillo, e io vorrei che fra di voi vi parlaste per raccontare fare delle pennellate vere e proprie su questo ritratto straordinario di Carlo Verdone. Prego. Ecco, buonasera Edi. Salve, buonasera. Mi sente? Mi sente? Sì, 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 ti sente forte e chiaro. Ecco, dunque il film che ha fatto con Carlo Verdone era il suo quarto film, se non erro. Sì, lui aveva fatto Bianco, Rosso e Verdone. No, il suo di Edi Angelillo, perché lei ha cominciato con Rataplan, no? Ah, il mio, pensavo di Verdone. No, il suo. Sì, no, il mio, il primo è stato Rataplan, poi ho fatto La Baraonda, esatto, di Florestano Vancini, e no, era il terzo. Il terzo, ecco, e comunque eravate tutte e due giovanissimi, e come vi siete trovati a girare questo film? C'è stato subito della simpatia, del feeling, oppure avete avuto qualche problema? No, problemi no, assolutamente, anche perché Carlo è una persona, a parte molto molto gentile, molto molto carina, no, siamo stati bene, certo non siamo diventati grandi amici, quello no, anche perché poi quando si lavora, diciamo che appunto con Sordi c'era stata, diciamo, una simpatia in più, in quanto mi ricordo la mattina si andava in piscina e c'era pure lui con noi a nuotare, eccetera. Carlo era un pochino più restio, insomma, diciamo, più serio, direi, molto più serio. Se ne stava di più, diciamo, da una parte, poi si studiava. Ma da una parte no, nel senso, però non era il... Non partecipava, diciamo, alla... Non tanto, sinceramente, almeno la mattina io non l'ho mai visto in piscina, però è stato bello lavorare con lui, soprattutto perché abbiamo fatto delle scene che erano veramente pesanti sulla barca, e ci si doveva tuffare in acqua e faceva veramente freddo, e l'abbiamo ripetuta qualche volta la scena, e quindi è stata non semplice la cosa, però insomma io ho un ricordo bellissimo di Carlo, una persona veramente carinissima, gentilissima. La cosa che mi faceva, devo dire, molto ridere di lui e che ogni mattina, quando insomma la mattina, quando prima di girare, gli dicevo: ciao Carlo, come stai? Oggi c'ho mal di testa, il giorno dopo mal di pancia, insomma devo dire che la cosa che più ricordo di Carlo è che ogni giorno c'aveva qualcosa. Senti, faccio questa domanda sia a Edi che a Maria Antonietta. Sì. Secondo voi quali sono le caratteristiche che fanno sì che Carlo Verdone possa essere considerato comunque la persona che più di altre viaggia nelle stesse frequenze di Alberto Sordi? Secondo Edi, Maria Antonietta, prego, comincia tu. Guarda, secondo me, come diceva anche Alberto Sordi, Carlo non è che viaggia nelle stesse frequenze, perché Carlo Verdone è un attore a sé,
credo non avrà eredi e credo non sia l'erede di nessuno, perché lui è molto particolare, e questo lo diceva anche Soldi, diceva: mi dicono sempre che lui sarà il mio erede, ma lui è diverso da me, lui è completamente, dice, è un personaggio talmente diverso, talmente se stesso in tutte le facce, in tutti i personaggi, insomma lo considerava un personaggio che non potesse essere nemmeno né imitato né forse l'unica caratteristica che aveva, che ha ancora tuttora Carlo, è che anche lui come Sordi osserva molto la gente. Ecco. E tu Edi cosa ne pensi? Ma io penso che c'è sempre questa ricerca di l'eredità, somiglia. Io credo che ogni attore a sé, nel senso che esatto, i grandi attori, anche perché se tu ricordi Alberto Sordi o ricordi Carlo Verdone o ricordi Gigi Proietti, vuol dire che non sei riuscito a crearti una tua identità, una tua firma. Certo. E quindi certo, è brutta sta cosa, secondo me. Carlo Verdone è una cosa, Sordi un'altra, Gigi Proietti un'altra, sono dei grandi attori, e ognuno con una sono differenti, insomma. Poi la cosa che hanno in comune è che sono romani, ecco, forse quello esatto, c'è questo ingrediente della romanità che sicuramente li connota, sì, e li caratterizza. Quello c'è, poi quello della curiosità. Ecco, io adesso lo vedo a 70 anni, no, anzi gli faccio gli auguri anche se in ritardo, lo vedo a 70 anni e mi domando, come si è domandato anche lui, che personaggi potrà interpretare in futuro, perché lui stesso ha detto in questi giorni quando l'hanno intervistato: non posso certo fare i personaggi che facevo quando ero giovane, no? Perché intanto sono cambiati i tempi, ma poi sono cambiato anch'io, per cui devo trovare altre storie, altre. E io penso che le troverà senz'altro anche dai 70 anni in su, intanto perché ha una faccia con una mobilità incredibile, poi perché ha un'intelligenza, e anche questo credo sia importante, e poi perché comunque lui credo abbia ancora molto entusiasmo, molta curiosità, per cui farà senz'altro altre cose che piaceranno molto, ma che non ricorderanno i personaggi che faceva da giovane, perché è praticamente impossibile. Però farà, io sono convinta che farà, inventerà qualcosa di nuovo per farsi poi ricordare anche da vecchio, diciamo, ammesso che 70 anni non li dimostra affatto. Bene, io vi ringrazio entrambe perché ci avete dato la possibilità di ricordare un grandissimo artista che compie 70 anni e veramente non li dimostra, perché la sua lungimiranza, la sua capacità di reinventarsi, il suo essere commediante e regista permettono esatto, a questa figura di essere sempre al passo con i tempi. Quindi un grazie particolare a Edi Angelillo per essere stata con noi, a Maria Antonietta Schiavina per essere stata con noi, che sono due persone che ormai fanno parte di questo gruppo di Terza Pagina Magazine, e ci fa sempre piacere intervistarle. Grazie ancora. Facciamogli gli auguri, Edi, insieme. Uno, sì, due, tre. Auguri, auguri. Augurissimi a Carlo Verdone, grazie a Edi Angelillo e a Maria Antonietta Schiavina. Grazie. Grazie a voi, a presto, alla prossima. Un saluto e naturalmente salutiamo anche il nostro Alessandro Scarnecchia che ci sta seguendo da casa, il mega direttore in persona di Terza Pagina Magazine e poi Terza Pagina Magazine e poi